sotto gli occhi la relazione dell'ammiragliato e purtroppo le devo dire che noi non possiamo pagare, assolutamente. Perché quel sommergibile che ci avete mandato è una vecchia bagnarola. Sì, come no, è proprio un vecchio catoccio. Ma per carità, non possiamo proprio prenderlo. Come dice? No, non lo sento, parli più forte. La guerra? No, non siamo in guerra. Adesso mi scusi un attimo, eh. Ammazzali tutti! No, è il solito attentato quotidiano. Dica pure, lo sento, sì. Well, il sommergibile che vi abbiamo mandato è vecchiotto, yes. This is true. Ma io posso assicurare che questo è imprendibile. Yes, I'm sure. Sono sicurissimo. Ok, paese. Allora, scommettiamo. Yes, prendete il miglior equipaggio che tenete. E vediamo se riuscite a catturare il nostro sommergibile. How much time? Un mese. Ok, vada per un mese. E un mese va benissimo. D'accordo. Allora la partenza verrà il 15 luglio prossimo da una nostra base. Oh, è chiaro che se noi riusciremo a intercettare il vostro sommergibile, il contratto verrà annullato e non vi dovremo più una lira. Yes. Se invece non ci riuscite entro il mese, voi vi tenete il sommergibile. Yes, pensa. E noi mandate il money. La grana, yes, la pecunia. Yes. Scusi un attimo. Anche noi abbiamo dei problemi ogni tanto, sai. No, niente di particolare. Vecchi rancori che riaffiorano di tanto in tanto. Allora siamo d'accordo, eh? Partenza alla data stabilita da una nostra base nel Mediterraneo. In bocca al lupo. Sala EDP, qui è il ministro che vi parla. Mettete subito in funzione il cervellone. Voglio per domani mattina i nomi degli uomini più qualificati della Marina. Mi raccomando, mettete tutti nel cervellone, anche i riservisti e i congedati. Voglio un equipaggio altamente specializzato e super qualificato. Mi raccomando, eh? Oddio! Very well, capitano, molto bene. Lei guiderà il nostro sommergibile. Si faccia onore, mi raccomando. Agli ordini, signore. Voglio vincere, eh? E adesso datti da fare, capoccione. Domattina deve essere tutto pronto. Lavora sodo e non ti distrarre come al solito. Mario, questa dove la metto? Che cos'è? La nuova telescrivente svedese che è arrivata ieri. Lasciala lì, domani la sistemiamo. Guardi, capitano, doveva essere un segreto e invece è finito tutto sui giornali. Tutto. Il luogo, la data, le condizioni e perfino il nome dell'equipaggio. C'è chi suo sa, Cristoforo Passero. Lega, è incredibile. Cristoforo Passero, c'è proprio il mio nome. Beh, incredibile davvero. Mi tolga una curiosità, perché secondo lei il cervellone ha scelto proprio la sua corvetta, il Gabbiano II, la più piccola di tutta la nostra flotta? Perché è la più veloce, signore. Mi scusi un attimo, eh. Sì? Sì? C'è sua moglie, capitano? Per carità, dica che non ci sono, scusi, eh. Ma... Non ci sono, le spiegherò, poi. Pronto? Sì? Sì, signora, buongiorno. No, suo marito è uscito proprio un momento fa. Arrivederla, signora. E perché, signor ministro, vede, io penso che mia moglie abbia letto i giornali. Allora sono convinto che si sarà incazzata.
perché per combinazione aveva scelto di fare le vacanze proprio in quel periodo lì che va dal 15 di luglio al 15 d'agosto, lei capisce? Mi dispiace. C'è qualcosa che posso fare per lei? Beh, sì, potrebbe farmi accompagnare a casa da una scorta armata. Oh, c'è il nome tuo sopra il giornale. Ma che stai dicendo? Noi non abbiamo rubato ancora niente, già c'è il nome sul giornale. Non è possibile. Fammi vedere, fammi vedere. E chi legge niente qua? Io non vedo. Quelli scrivono così piccolo, ci vorrebbe un paio di occhiali. Tiè, guarda se ti vanno bene questi che ho trovato qui. Vediamo se vanno bene. Sì, sì, vanno benissimo. Sì, 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 hanno richiamato un gruppo di marinai, vedi, per imbarcarla su una corvette. Ex marinai. Ecco qua, ecco. Ma c'è sta o non c'è sta il nome tuo sopra il giornale? Ecco, non c'è sta il nome mio, ti conservo. Io sono un ex marinaio, c'è sta il nome mio, c'è sta il nome mio. Come c'è il nome mio? Allora, hanno richiamato pure a me. Umaron, ma io sai che ti dico? Che io piuttosto che imbarcarmi un'altra volta, preferisco finire in galera. Vai a bordo, non ci torno. Al ladro! Al ladro! Ah, vedi, questo è diventato matto, è meglio che me la squaglio. Al ladro, faccio presto! Polizia, correte, ci sono dei ladri qua in questa casa! Stanno svaliggiando l'appartamento! Fate presto, stanno rubando tutto! Venite, qui non si può più lavorare. Eva, metti in moto la macchina! Oggi non c'è più religione. Parola di Arsenio Lupin. Che tempi! Non si lavora più da nessuna parte! Peggio di Paperopoli! Fermolli! Sei in arresto! Ma io... Grazie tante, buonanotte! No, no, ma che grazie? Sono io il ladro! Tengo ancora la refurtiva! Dovete arrestare a me, no a quella! Che c'è? Quando sta? Farmacia e cava. Tu? Questo telefono che hanno inventato a fare, poi tocca sempre a me a non avvertire la gente. A me? Chi è? Ah, stai qui, Cassiodoro Giovanni. Lo ha davanti. Sì. Cassiodoro Giovanni sono io. Mego io? No, una volta, carino. Butta giù le mani, sa, com'è non attacca. Questo è per lei, che io mica sono stronzo. Uscire. Hai visto che l'ha bevuta? L'ha bevuta al postino, ma non la berranno certamente quelli della marina. Ma perché invece? Posso sempre dire che una volta tornato civile ho voluto cambiare sesso e sono andata a operarmi a Casablanca. Oggi lo fanno in tanti, non vedo perché non avresti potuto farlo anche tu. Io ho paura che ci stiamo cacciando in un brutto guaio. Ah, Giovanni, preferisci forse partire e lasciare che tuo cugino Gastone si becchi la farmacia e tutto il resto delle proprietà di tuo zio? No, questo no! Gastone approfitterebbe subito dell'occasione. Io lo conosco bene. E allora, paperino mio, l'unico modo per ottenere l'esonero è che io mi spacci per te. Vedrai che non mi faranno nemmeno entrare in caserma e che mi daranno subito il congedo, visto il risultato dell'operazione. Sei un tesoro, ma non riesco a capire perché fai tutto questo per me. Non lo indovini? È perché sto per ereditare la farmacia. Oh, ma perché io ti amo, stupidone. Non lo capisci? Caro Ernesto, quando leggerai queste righe, io sarò già lontano nel Mediterraneo. Mia patria ha destinato me su sommergibile per gara con corvetta di tua patria. Ti invio questa foto e una ciocca dei miei capelli perché tu non dimentica tuo amico Fred in questi due lunghi mesi di lontananza. Caro Fred, la lontananza, sai, è come il vento.
Che accende fuochi grandi, spegne quelli piccoli. Non ti dimenticherò. Macchi Ernesto. Sì, so io. Andiamo bene. Cos'è? La cartolina precetto. No, ma io il militare l'ho già fatto, grazie a Dio. E mo lo rifai? Mi leggi i giornali? No, io i giornali li vendo, mica li leggo. E ne manco io, però come ho sentito, c'è sta una gara tra la marina e un sommergibile americano. Un sommergibile? Ciao. Ehi, senti, postino! Oh, è forse il sommergibile di Fred? E io non lo so di chi è, so solo che è americano. Allora è proprio il sommergibile di Fred. Eravamo tanto amici e ora per questa assurda gara diventeremo nemici. Senta, stai qui un certo Maremma Giorgio? Sì, diamola a me. No, la devo consegnare alle proprie mani. Allora faccia in fretta, il signor Maremma sta uscendo. Dove sta? Cambiale, richiami e socere, mi rivoltano il sangue. Meglio evitare. Vieni qua, che te do da questa? Mi vuoi prendere? Prima mi devi acchiappare, pischero. Vieni qua, ciccione, se no abbiamo infarto a tutte e due. Vuoi ancora formaggio? No, grazie, basta così. Allora lo metto nel frigo. Stai attenta all'uovo, è la mozzarella di bufala, cantero. Vieni qua. Cos'è questo? Al pian mercato ti ritirano di tutto. La casa produttrice del noto detersivo ha diramato a tutte le agenzie di stampa un comunicato in cui declina qualsiasi responsabilità per quanto è accaduto. Intanto colui che tutti ormai conosciamo come l'uomo della lavatrice è sempre ricoverato al reparto annegati dell'ospedale Sant'Anna. Gli sono stati già estratti 10.000 litri d'acqua, ma ciò che più preoccupa i clinici impegnati nella delicata operazione è il calcare depositato un po' dappertutto. Scusi! E qui dove cambiano? Ma quello è mio figlio! Ciao mamma! La cartolina, la cartolina! Che succede? Ma che sta a fare, maestro tesoro? Dov'è il tuo amante? Parla! Ma non vedi che non c'è nessuno? Lo so che è qui, dov'è? Mi scusi, vado di corsa! Complimenti! La cartolina, con permesso! Due! Oh. No! Tre! Finalmente salvo, l'ho seminato! Oh. Ma questa? Ma che sono le mie chiavi di casa? Che giornata! Che giornata! Che giornata! Oddio, chi è qui? Che sta a fare qui? Sono venuto a prendere la cartolina! Guardate che ti porto un lampo di stacca a testa, sa! A me? E io ti do un cazzotto nel capo ti mando fino in cantina! A me? Sì! Ma te via i capelli ti faccio diventare pelato! A me? Io ti do una labbrata toscana che fai il giro della casa che sembri nel mochino! A me? Hai capito? Sì! Un cascio, un danza della scoppia! Ma stai zitto, mi hai fatto venire una fame tutto il giorno! E a me no! Ma perché se non ho fatto spaghetti aglio olio? C'hai anche un po' di pecorino toscano? C'ho tutto. Allora andiamo, sì, sapevo che venivi qui. Ti facevo trovare pure una bacchetta che hai patata al forno. Fermati, vieni qua, guarda che se non ti fermi ammazzo, La cartolina, questo è matto. Ma chi sei? Vieni qua, che sta il nome mio, pure scritto sul giornale. Dammi la cartolina. Ma tutti a vedere. Dammi la cartolina. Dammi la cartolina. Meno male che mo si è perso il matto. Chi è? Che sta a fare là dietro? Ho preso circolazione. Senti, io mi ti uccido se non mi dai la cartolina. Quale cartolina? La cartolina con due lei, la cartolina. Ma come ti chiami? Soletti Nicola. Come ti chiami? Soletti Nicola. So, cazzi mio, si mi trova la cartolina sto matto. Sì. Questa è la cartolina. Madonna, quanto è bello, l'ho trovato. Grazie. Lei è buono, bravo, bello. Grazie. Meno male che ho dato tutte queste cartoline, mi sono trovato sto pensiero. Oh, c'è una cosa per te. Che? Ti hanno richiamato in marina. In marina? Ma come io ero d'Arpini? Ah.
mazza. Dove devo andare? Dritto, dritto. Dopo tanti anni ricominciamo un'altra volta. A destra, dritto. A destra, dritto. Prego, dritto. Dritto, dai, scattare. Dritto, dritto. Mamma! Accidenti alle due ruote! Lo sapevo! No, mamma, non mi sono fatto niente! No, non lo so, ti sei fatto male, amore! No, no, mamma, davvero! Davvero, non mi sono fatto niente! Ti calma, madame! Ti prego! Faccia attenzione al cuore! C'è più nessuno, no? Giampino, non mi fai stare in pericolo. Basta, dillo, su! Se sei ferito, lo devi dire! Lo devi dire! Dillo a mamma tua, comunque, per essere tranquilli, Archibald! Chiami immediatamente l'ambulanza. No, no. Faccia conto che già qui, madame. Cosa? Pure un'ambulanza, ma metti una mano qui. No, scusi, c'è cioè, ma non devo andare sull'ambulanza. Così, grazie. La cartolina, quando ce l'hai? Eccola. Archibald, faccia qualcosa. Sto già facendo qualcosa, madame. Sto pensando cosa fare. Faccia presto, Archibald, quel brutto ceffo lo sta portando via. Contro la forza bruta la ragione non vale, madame. Non lo abbandoneremo, stia tranquilla. Allora che faccio? Svengo! Qui non mi sembra opportuno. Meglio a casa, madame. Dai su, no? Questo giubileo qua a gettoni funziona, com'è? Oh, bestiale! Tieni. A destra, a destra! Ma sicuro che posso rimanere qua? A destra, qua. Ho detto! Quant'altro ho detto che devo prima suonare? Angela, guarda che siamo ancora in tempo. Giovanni, caro, ma bionda e con un fisico così ti sembra un marinaio? No. E allora, caro, stai tranquillo, torna in albergo e aspettami. Sì, sì. Vedrai che tornerò con il tuo congedo. Ciao, amore. Ciao, caro. Ho paura che finirà tutto in un gran casino. Desidera? Radiogoniometrista Giovanni Cassiodoro. Cassiodoro! Mi dispiace, marinaio, ma per me non è cambiato niente. Lei era e rimane il radiogoniometrista Cassiodoro Giovanni. Ma capitano, ma non vede che ormai sono una donna? Tocchi, tocchi! Ma cosa vuole che tocchi? Non c'è niente da toccare. Cassiodoro! Cioè, lei, così come vi si presenta, è praticamente un marinaio che ha il torace un po' più sviluppato degli altri, tutto qui. Ma come dice il computer, lei è il miglior radiogoniometrista di tutta la marina. E il computer non si sbaglia mai. Capitano, ma non vede che non sono più quello di una volta? Oh, quello di una volta, sapesse. Anch'io non sono più quello di una volta. Io c'ho qualche anno in più. E io ho qualche cosa di meno. Beh, lei c'avrà qualche cosa di meno da qualche parte. Non voglio indagare dove perché non lo so. Comunque c'è qualcosa in più dall'altra. Le due cose si bilanciano, per me mi va bene così, chiuso. Oddio, svengo. Oh, capitano. Respirazione bocca a bocca ci vorrebbe, oh, forse. Capitano. Comandi. Ma faccio un faccio sei fatto. Io ho paura, sta paura. Io ci ho una sorpresa. Cosa succede? No, stavamo facendo discussione con lui e lui ci stava dando così. Ci penso io. Ci penso. Ehi, cosa volevi fare ai miei amici, eh? Eh? Oh! Oddio! Madonna! Oh, oddio! 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 Oddio!
come le strani proprio. Ma che uno ci vede la cosa, cosa stai? Nini. Bravo, Gaio. Dottore, ci sono anche sì? Che state a guardare? Quello è il marinaio Cassiodoro Giovanni. Un marinaio? Sì, se quello è un marinaio, io sono Marilyn Monroe. Oh, che senti? Marilyn Monroe. Allora bello verso, no? A Giovanotti, quella signorina come la chiamate voi? Quella sotto sotto è un uomo. Ma scusa, voi sapete anche quello, maschio non è, femmina non è, che capre è? Sarebbe un travestito, come dire un transeurosessuale. Ma come l'hai detto tu, sembra un treno rapido, chi l'hai un ricchione? Ha cacciato un mondo proprio, altro che chiaro. Comunque ragazzi, come donna sarebbe di molto buona, Maremma Maiala. Mamma, perdonami. Io sarò un po' calandicchio, però io conosco o uno è maschio o uno è femmina. Non darci queste cose di mo' come sono. Ma perché tu sei un provinciale, ti devi aggiornare, caro. C'è l'uomo, c'è la donna e c'è il terzo sesso. Parole sante sono queste. Ma aiuti a stendere. Altro che pasta, oi oi che male la fronte, mamma mia! Non credi che quello è un uomo? Vabbè, ma non è il caso, non strillare. Ma te faccio vedere io se è un uomo. Sì, ma se non sei... Piano, piano, piano! Tieni, guarda se è un uomo. Hai ragione. Ti chiedo scusa, hai ragione. Ecco. Ma insomma, ma non si riesce a dormire stanotte, eh? Oh, scusi tanto, scusa. Pum! Che? Hai visto? Ma la voglione sta in coppa. E l'uomo sta sotto? Sì, ma essa sta in coppa. Hai capito? E te chi volevi vedere? Io a chi volevo vedere? Mm. Oh, struzzo così, a chi struzzo così? Imbecille, è la seconda volta che mi fai fesse, ma deve finire! Scattare, scattare, forza, muovaci!
sì, faccia! Scacciare! Faccia! Scacciare! Oh, dai! Senti! Allora! Pronti per la rivista? Pronti, signor comandante! Pronti per la rivista? Sì! Sì. Quando vai, se la banana non ce l'hai, bella baiana, attacca questa banana. Quando vai, se la banana non ce l'hai, vieni con me, te la farò vedere. Vieni con me, te la farò vedere. Avete tanta voglia di muovervi e anche voglia di divertirvi. Allora bene, io vi giuro che da adesso al momento dell'imbarco vi farò fare tanto di quel movimento, ma tanto di quel movimento che vi farò strusciare la lingua per terra. Così almeno mi divertirò un po' anch'io. Fine della trasmissione. Ma stai calmo, stai! Buongiorno! Sarai domata da me! Dall'incredibile Hulk della Maremma! Sei bizzarra, ma ti domo, sai! Ma la mangia la monnezza? Non c'è il secchio, quindi. Non c'è il secchio, per adesso la mettiamo là e poi la possiamo dall'altra parte. E dopo da là rimettiamo qua. E che vuoi da me? Ma che è questo? Che è? Deve essere quello per tagliare le fettine. Ma non toccare, non sai che cos'è, può essere pericoloso. Ciao. Brutto disgraziato. Chi è? Esci fuori. Esci fuori, si c'è coraggio. Che se viene il capo, stasera non ci fa uscire. Pace rifate? Allora siete in due, c'hai il complice. Che ve nascondete? Cornuti, fate avanti. Fatto nulla, ragazzi. E tu chi sei? Da dove stai saltando fuori, eh?
Non mi riconoscete, sono Maremmade. Maremma? Quando suona il rancio, Sì, ma per te non ce n'è. Non fa nulla, adesso vuol dare con Maio, mi fa una bella gonfiatina e quando divento grande ne riparliamo. Ciao ragazzi, Chi è? Soletti Nicola. Parola d'ordine. Non so cazzo tu. Avanti. Ciao e grazie per il passaggio, scrivimi che arrivi, mi raccomando, se hai bisogno di soldi mandali, ciao. Io a quel bar non ci vado più, ma che m'hanno dato da bere? Ma come sto coso dei fettuccini, come lo butto e mi arrivi addosso? Non vorrà bene, che ne so, lo butto e mi arrivi addosso. Ma stai ancora con sto legno in mano, ma che fai, che fai? Buttalo, no? E lo butto e mi arrivi addosso. Ma com'è che ti riviene addosso? Chissà, lo butto vicino, buttalo lontano, così, poi... Mi ha tirato proprio bene. Mo ti faccio vedere se torna. Aspetta, un'altra volta! Oh, io mi sono stufato! Stavolta l'ho rotto! Bravo, bravo! Che la faccio? Hai fatto benissimo! E chi è quello? Il fio del Nevus? Forse avranno richiamato pure a lui. Cattivo uomo bianco rotto mio giocattolo! Ah, questo è tuo? Da tre ore stiamo andando avanti e indietro! Cattivo sei! Sei un cattivo bambino! Cattivellaccio! Ti darei tanti schiaffi, hai capito? Chi essere stato? È stato lui, ce l'ha ancora in mano! Siete selvati! Andiamo, Gunda. O segui, dottore. Te l'ho detto da tre ore. Da tre ore che è pericoloso. Da tre ore che è pericoloso. Piglia la carriola, avanti. Porta la roba. Avanti, di qua. Avanti, su. Avanti, avanti. Uno, due, via, di qua. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Passo, passo, passo. Passo, non hai porta. Uno. Andare, andare, così l'hanno sentita la tromba, fanno un bel film allo Smeraldo. Ma mandare appuntamento. Andare! Cerchiamo di rimediare qualche cosa. Ciao, ciao. Che cerchi? No, no, nulla, nulla, guardavo questa coperta che è proprio uguale, uguale identica alla mia, è bella, morbida, pastorizzata, buona. Che? Sai nuotare? Perché sono finita in nave? Scusa, ti dispiace lasciarmi un po' a Reggiseno? Io non ci arrivo. Io devo lasciare, perché non te lo fai a lasciare da loro che ti stanno mangiando con gli occhi? Cosa sto mangiando io con gli occhi? Ma stai zitto, pischero! Figurati! Ma che te sei riportato il cervello? Io, quando mai? Io stavo guardando a lui. A chi? A te! Ma come, io c'ho moglie e tre figli. Cielo, ma se penso che prima ero un uomo anch'io, mi vengono i brividi. Davvero, vuoi sentire? Tutti presenti, signor capitano. Allora. Riposo! Marinai, l'ora X sta per scoccare. Domani mattina all'alba salperemo per la missione che ci è stata affidata. Ed è inutile che io vi dica che questa è una missione che potrà coprirci di gloria oppure di merda. Dipende da voi, dal vostro coraggio, dalla vostra abnegazione, dal vostro spirito di sacrificio. Volete forse coprirvi di merda? No! Ecco, e allora non ci resta che coprirci di gloria. E allora alla fine sarà la nostra bandiera a svettare sul pennone della vittoria, perché la causa è giusta. Marinaio, tu come ti chiami? Soletti Nicola, in arte Girolamo Scacchiato, levatore delle Ciottose, un conte che si mangiava un galettone da fasulli a scesa di Santa Michele. Tu sei di Torino? Sì, no. Rispondi alla mia domanda. Che cos'è, marinaio, la bandiera per noi?
La bandiera è la... La bandiera... Non è che è la mamma. No, non lo sai. È la mamma. Non lo sai, non lo sai. È la mamma. Allora chi lo sa? Lo so io, signor capitano, la bandiera è la mamma del torinese. Ma cosa dice la mamma di quello lì? La bandiera è la mamma di tutti noi. Ed è una mamma bella, alta e fluttuante. Eppure colorata. Vuoi che sia in bianco e nero? Andiamo, cosa dici? Mettetevi in libertà, andate pure in libera uscita, ma vedete di tornare tutti interi, mi raccomando. Vi lasci liberi. Attenti! Troppa le righe, marsch! Ma come stava a leggere, me l'avevi il manifestino? Stavi a leggere? Che dice? Ma come stavi a leggere, che dici? Ma sai leggere, no? Ho fatto la terza differenziale. Per gli handicappati. Ah, beh, ecco qua, discoteca Tiffany, ingresso libero più una consumazione per tutti i marinai. Noi siamo marinai, andiamo, andiamo, ingresso libero. Purtroppo, caro, siamo in ballo e dobbiamo continuare a ballare. Non c'è altro da fare. Ma io non posso permetterlo. Ma ormai non possiamo più tornare indietro. Io rischierei l'incriminazione per sostituzione di persona. E tu, per renitenza, non ne vale la pena, no? E poi, in fondo, 30 giorni passano presto. 30 giorni e 30 notti con un branco di maniaci pronti a saltarti addosso. Stai tranquillo, caro, che non trasformerò la tua bella testolina in un cesto di lumache. E come farai a tenerli a bada tutti? Ma non succederà niente, perché vedi, caro, loro sono convinti che io, sotto sotto, sono un uomo. Andiamo, capisci? Ne sei proprio sicuro? Beh, io sì, tu no? No. Allora? Fra poco i marinai dormeranno come gli angioletti, capitano. Perfetto. Ho narcotizzato tutte le bevande. Questa della discoteca è stata davvero un'ottima idea. La trappola dei manifestini ha funzionato. Ci sono cascati quasi tutti. I nostri sono pronti? Sono a bordo del furgone, già travestiti da fedain. E saranno qui tra 25 minuti esatti. Sarà un gioco da ragazzi. I nostri raccoglieranno tutti i marinai e li porteranno via. E dopo voglio proprio vedere come faranno a reperire un altro equipaggio di superuomini per domani mattina all'alba. Non ce la faranno mai. Rinunceranno alla sfida e noi avremo partita vinta. Certo. Ma non sono più venuti a prendere il sonnifero? Accidenti! Invece del narcotin gli ho dato il nascondin, quel preparato che rende invisibili. E adesso che facciamo? Non lo so proprio. Ti hanno detto cosa dovevano fare con questa roba? No. È meglio non dire niente a nessuno, tanto l'effetto dei nascondini dura poco e non fa male, ok? Il marito dice alla moglie, no? Cara, passa il broco, no? La moglie si affaccia. Cioè, mentre il marito dice alla moglie, passa il broco, la moglie si affaccia alla finestra. Senti, lo scusi, lui non ha reso perché non dà da capire. Dunque, c'è il marito e la moglie, no? C'è il marito e la moglie, dice la moglie. Aspetta. Dice, passa il brodo. La moglie si affaccia. Si affaccia. Non ti è piaciuto manca a te, no? Aspetta, il marito dice alla moglie, passa il brodo, e la moglie si affaccia. Ma fa sempre così. È finita? Aspetta, mo te la dico una volta. No, aspetta tu, beviamo. Salute. Salute. Non ho capito. Ehi, è manco il tempo di ricordare qualche altra barzelletta ancora, non lo so.
Siamo no, qui. Siamo qua, racconta. Davanti a te, racconta, racconta. Chi parla? Chi è il gibillero qua? Io. No, che gibillero? Parla, dimmi, fammi sentire. Di a Barzelletta. Però non di a stessa Barzelletta, tronca la bottiglia in faccia. Ma dove sei? Sono qui, non mi vedi? No, ma ti sento. Ah, sì, eh? Porco! Mi scusi, Sam, ma stavo cadendo, non sapevo dove aggrapparmi. Che figure mi fa? Ha detto, mi scusi. Vai, balliamo. Non faccio più, non faccio più. Ma però... Perché bisogna stare attenti. Mia sorella si è messa la spirale. Sai la spirale? È rimasta incinta lo stesso, però non vede più zanzare. Più zanzare! Ma questa? Ma che fanno quelle? Ballano da sole? Ammazza! Ehi! Ma che ma cos'è? Chi tu? Ma che ballate questo? Da sole? Amici nostri, indossano i daffini, si sono barcati? Ehi, sai che si fa? Si va a bere qualcosa e poi si vanno a cercare. Sì. Dai, andiamo! Buonasera! 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 Che ci dà da bere? C'ha mica uno scardabudella? Veramente c'è rimasto solo questo? Dammi qua. Ce n'è rimasto pochino, eh? Ma si fa bastare. Dammi tre bicchieri, bevi pure te. Bei capelli, eh? Grazie. Guarda, te ne voglio dare un po' io perché te ne è rimasto proprio niente. Tieni. Grazie. Te lo diamo noi perché c'è Marco e Paolo. No, cinci. Cinci. Mi dispiace. M'han detto. Sculacci anguille! Era buono, eh? Ma forte però, eh! Se si è rotti pure i bicchieri. Ammazza! Butta anch'io! Alla russa! Porta fortuna, dai! There's no sailors in here. Yeah, but they told us we'd find them sleeping like babies. And all we had to do was take them away. Yeah, what the hell? Let's take a look around. All we could do now is run the race and win it at sea, seeing as we already lost the land leg. Ho sentito sti fedai. Ci vorranno fregarci. Ma come hai fatto a capire? Sai l'inglese? Ho letto i sottotitoli. Bisogna dargli una lezione, forza! Quando hai? Dai, alzati! Volevate due marinai? Eccoci, siamo qua! Siamo uno, è lui! Ah, finally, we found it too. Venite a prenderci, canteri del deserto! Well. A Fedrini, inghiatate retta a questo, che noi siamo vestiti da marinaretti, perché devo fare la prima comunione. Codardo! E che me frega a me? Meglio solo che mal accompagnato! All'assalto! Fai schifo! Take it easy, we'll take care of these two. E voi due ci bastiamo noi, volete una piccola rissa, eh? Oh, sti fedaini tante volte basta la presenza di cascano come le bere. È uno sguardo magnetico, la mia forza ottica, lo vedi me la ridotti. Altro che casella, sono più bravo. Adesso vieni e si dà una tonfata. O vieni o via. O forza, dai, andiamo, forza. Sei già arrivato, eh? Perché ci aspettava qualche tutto? Forza, dai, in forza. Sei tu. Quello fa tutto da solo. Attenzione che siamo assediati! Ma Cinga Zeta, arrivato! Che hanno messo paura, eh? Ma dove stanno? Questi morono prima che i toccassi! Siamo troppo forti! Fortissimi siamo! Due bombe! Dove siete? Fatevi vedere! Non sentire! Che fortuna, non mi sono fatto niente. Anzi, mi pare che cammino
pure meglio che prima. Sì, sì, siamo proprio assediati. Anzi, attavolati. Oh, fammi l'unica cosa che mi ci farò del fegato. Che mo quando ero sulla nave della miceria gli racconto che ho fatto una strage di fedaini. Quelli ne manco ci creda. Eppure è vero. Avanti un'altra, avanti un'altra. Mi scusi, ma lei mi ricorda tanto la mia balia. Sì, ma il latte è finito. Bussami. Eccomi qua, Stefania, a che punto eravamo rimasti? All'inizio. Un braccio! Lasciami un braccio, Stan! Mi spezza il braccio! Ciao, baby. Fila tu, questo posto mio. Ammazze come vuoto, non mi riesce a pianne uno di sti fedaini. Come vedete non scappano. Che fai stasera? Ci andiamo a mangiare una pizza? Fatevi vedere, bastardi! Fatevi vedere, infeliaci! Sono la seconda! Preferivo solevero. Lasciami! Lasciami! Per oggi basta con il vino. Il dottore ha detto che devo bere poco. Dio, che fai di calcio? Sono stanco. Morto. Mettiti seduto. Ma tu li vedi? No, io li sento. Ah, bene. Questi sono già andati. Passiamo agli altri, dai. Bravo. Ti lo ammazza, ti spuntano come i funghi. Va avanti te. E adesso basta! Siamo fuori! Ma dovrebbero essere già usciti da un pezzo. Già. Eccoli che escono. Missione fallita, capitano. Vedo. Oh, non vedi che macello abbiamo fatto? Siamo i marinai più forti del mondo! Se in due sono riusciti a neutralizzare il comando dei Marines, sono proprio dei veri superuomini. Come on, Bob. Ok. Noi due non siamo uomini, siamo marziani! Guarda che mucchio! Beh, mamma venite mia. Adesso voi! Siete dei marinai fifoni, ah sì? Fifoni siete! Vi siete nascosti e ci avete lasciato da soli! Noi due da soli! Ci si è fatto un culo tanto così! E diglielo a lui che non ci crede! Beh, famo così, va, che è meglio! Ma pareva un po' esagerato! Partenza il sommergibile, eh? Pronti? Bang!
Oh, bene. Finalmente gli americani sono partiti. Ragazzi, adesso tocca a noi. Agli ordini, signor capitano. Tutti ai posti di manovra! No, tutti ai posti di manovra lo dico io, aspetta. No, mi sono permesso di dirlo io perché l'ho visto nei film americani. John Wayne, Glenn Ford. Sapete, quei film di guerra dove si sente sempre... Tutto in questo film lo dico io. Va bene, lo volete dire voi personalmente? Va bene. Avanti, il capitano vi deve dire una cosa, avanti. Fate presto che il capitano è una cosa importante. Non sappiamo che cos'è. Su, in ordine. Ecco. Tutti ai posti di manovra. Come? Tutti ai posti di manovra! La vita ritta una chiamica però, eh. Avanti, su, tutti ai posti di manovra. Resta che sei. Si parte, avanti. Io un tanto vado a muoviti. Piano, attenzione con la cassa, mi raccomando. C'è roba delicata, eh. Mi raccomando. Ma che c'è dentro, signor capitano? Lasso. Lasso di coppa. C'è l'asso nella manica, caro Romeo. E che è l'asso nella manica? È un'apparecchiatura molto sofisticata che ci consentirà di localizzare il sommergibile in un batter d'occhio. Devo portare in vacanza mia moglie e mia figlia. In montagna, non al mare, perché al mare non so come mai a me... Sì, pure a me, quel rollio continuo mi piglia lo stomaco. Comunque non c'ho voglia di starci dietro tutto il mese a quel maledetto sommergibile. Sì, hai detto in confidenza, io pure tengo gli affari miei. Agli ordini. Addio, Archibald. Il suo cuore, madame. Faccia attenzione al suo cuore. Non si preoccupi per me, Archibald. Vada via. Su che la corvetta sta per salpare. Archibald! Sì, madame. Mi raccomando, abbi cura di nostro figlio. Madame, doveva arrestare un segreto. Ma mi è sfuggito. Non succederà mai più. Me lo auguro, madame. Guai, se si venisse a sapere che mi sono lasciato andare, come maggiordomo sarei rovinato, finito! Salpare l'ancora! Ehi, gli ordini! Muovetevi! Fate presto che bisogna partire! Su, con quest'ancora! Andiamo! Finalmente si parte! Tira su, forza! Ola laggiù! Fai presto con quest'ancora! Su, andiamo ragazzi, su, avanti! Andiamo a fare, andiamo! Stai da 3 ore con quest'ancora! Ma che ci vuole per tirarla su? E dobbiamo partire, fate presto, su! Ah. Timona, dritta e macchina a mezza forza. Sì, a me? Come a te? A chi lo devo dire, scusa? Io lo dico a te, tu lo dici al timoniere, avvelenato, allora vai. Timona, dritta, macchina, tutta forza! Mezza forza, mezza, non mezza. Tutta. Risparmiamo? Mezza. Allora me ne fai mezza, hai capito? Macchina avanti, mezza forza. Ricevuto? Porca la miseria, si è imbigliata la catena qua. Ma che succede laggiù? Aiuto! Porca la miseria, esci da qua! Succedendo secondo te? Boh. Ma io tengo mal di stomaco, non ce la faccio più. Scusi, madame, lei chi è?
Sono la madre dei bronzi di Riace. Complimenti, madame. Davvero due bei figlioli. Belli ma discoli. La prima volta che li ho fatti uscire non hanno fatto più ritorno a casa. Annuncio la pesce del coso. Un'altra volta! Annuncio, eccomi! Aiuti! Ma com'è che si ingastra questa cappa di carta in mocca e grezzo? Oddio, ho sbagliato nave, mannaggia! Porca miseria, abbandono esso, dietro nemmeno, come ha fatto questa cosa? No, mamma mia. Oddio, Sancho, oh mamma mia, sto messo. Oddio. Mamma mia, che sta? Sancho, aiuto. Sancho, aiuto, non ce la faccio più. Lo stomaco, mamma mia, lo stomaco. Mamma mia, si è mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Vogliamo deciderci laggiù. Aiuti! Avanti o indietro? Sancho, aiuto. Sancho, non ce la faccio più. Dopo, guaglio. Ho già pensato a Napoli. Su lui entra deciso Bruscolotti che lancia in verticale. Rigore! Scatta! A terra Pellegrini! Dataci il rigore! E come che si abbraglia? Smocchio! Rotta 1-2-4, comandanti! 20 gradi a sinistra, velocità 5 nodi, timoniere. A tu, marinaio, non staccare mai gli occhi da quello schermo. Sì, capitano. Sai che non deve sfuggirti niente? Stia tranquillo, capitano, mi ci incollo sopra. Il più piccolo puntino, il segnale più debole, qualunque cosa che si muove può essere sì, il nostro capitano. Obiettivo, lo sai, caro? Il caffè, signor capitano! Non ho bollato né manca patente quest'anno. Andiamo a sbatte, almeno ditemi dove stanno i freni. Domandalo al capitano, cantilo! Per capitano, io sta cosa la sopporta, io rodar pini. Oddio, si è rotto il manubrio. Vuoi un caffè, visto che me l'hai fatto portare? Ma io sono tanto nervoso, proprio una brutta fine. Oddio, andiamo a sbatte. Senti, il meglio di salvarci, almeno se salviamo io e te. Questo caglio Titanic! Oddio, che botta! Usciamo! Certo che papà guida proprio male! Mica è l'unica cosa che sa far male tuo padre! Pensi che si arrabbierà quando saprà che siamo a bordo? Chi se ne frega! Mica potevamo rinunciare alle vacanze, scusa! Sperando che siano vacanze! Marinaio, mi lasci! Ma veramente? È un ordine! Capitano, ma guardi che è lei che mi tiene. Ah, già, è vero, sì. E non me ne ero accorto, guardi. No, non starò mica diventando un colatone. Tu levati di mezzo che sei brutto e non mi piaci. Io ho portato solo il caffè. Ecco, Gianluzzo. Benedette te. Ti ringrazio, San Cennà, che appicciasse una candela così grossa. Bello, un capillolo a quella lì. Siamo arrivati in Russia, mi scatena il conflitto mondiale, addio vacanze. Una femmina. È una bomba! Salviamo e che Dio mi dia la forza. Oh,
Va via! Via! Ma non vedi che sono nuda? Maremma! Maremma! Vieni! Vieni! Maremma! Sono una donna, non un uomo! Che? Vieni, vieni, ah, vieni Romeo, vieni a fare il mio Tarzan. Ah, no, no, lasciami. Dove no, parti? Non voglio, lasciami. Dove parti? Lascia la sacca bella ghiappettuna. Vieni, vieni. Vieni. Oh, no, che c'è no, ora? Non voglio, no. Lasciami! No! Darmi, bruto, darmi! Brutto! Sta dormendo, eh? Cornuto! A chi? A cornuto te. A me! A te! Ma come te la porti via te e mi dici cornuto a me? Se ti permetti un'altra volta impicciate di sogni miei, sai che te faccio? A fuoco! Dove sta? Chi? Lei dove sta? Ma come prima da pite mi dici... Quelle sparite non so capace la trova più. L'ha portata? Ma non lo so, ma vedi se la incontro. Magari. Anzi, se la rincontro. Ma ce provo. Cerca pure tu. Guarda che se la trovi... Il primo che la trova se la pia. Tanto sei carogna. E adesso dove vado? Segua quella cometa. Sì, ma io mica devo andare a Betlemme. Avanti, vieni fuori, chiunque tu sia. Lo so che sei lì. Subito, subito. Ecco il tuo Maremma. Ah, ci ha sorpresi, branco di culatoni. Andate a lavorare, che poi facciamo i conti. E tu, che sei la pietra dello scandalo, vieni un po' con me nella mia cabina, che dobbiamo fare un bel discorsetto. Agli ordini, capitano. Così, culattoni, saressimo noi, eh? Birichino d'un comandante. Prego. Capitano, ma me lo fa qui al buio il discorsetto? Discorsetto te lo faccio dove mi pare, te lo faccio al buio, te lo faccio al chiaro, te lo faccio alla mezzaluce, ma te lo faccio, no, ti giuro capitano, che te lo faccio, non parlo capitano, mio senso marinaio, e capitano, abbandonati. Che in fondo ma sono che l'uomo? Capitano, chiamami Cristoforo, oh, chiamami forma. Ma no, mi lasci! Cristoforo! Oh. Sofia, ma cosa balenge fai te su questa nave? E tu che ci fai con un uomo? Con un uomo? Dimmi piuttosto come ci sei arrivata a te qui. Quello lì non è un uomo. Quello lì è un radiogoniometrista. Donna, però. Una donna? E da quando in qua sono messe le donne a bordo? Le donne sono messe a bordo da quando la... Beh, è un segreto militare, guarda. Piuttosto tu come hai fatto a salire su questa nave? Dimmelo un po'. Ci siamo nascoste in una cassa, lo sai che c'è anche Monica? Oh, c'è anche Monica, mi fa piacere. Quale cassa, Sofia? Di cassa ce n'è una sola su questa nave. La roba che c'era nella cassa, Sofia, dove l'avete messa? L'abbiamo lasciata a terra. Oi, 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 oi. Sofia, nella cassa c'era l'asso, l'avete lasciato a terra. Cristoforo, nella cassa non c'era nessun asso. Sofia, nella cassa c'era l'asso nella manica. Ma era nella manica o nella cassa? Nella manica. L'asso nella manica. Era nella cassa, hai capito? Nel manico della cassa? Il manico della cassa te lo scasso su quella tua testaccia quadra, Sofia. Non capisci, non capisci, non capirai mai niente. L'unica cosa sicura è che per me, per te, per Monica, le vacanze sono finite. Ce l'abbiamo nello stoppino, hai capito? Questa volta.
da dove diavolo salti fuori? Dalla stiva, perché? Lasciami, che fai? Il marinaio, lo si vede. Per ora vedo solo che sei un pomicione. Scusami, volevo solo accertarmi se... se eri una donna... o un uomo. Ti sembro un uomo? A volte... le apparenze ingannano. Noi ne sappiamo già qualcosa. E poi io sono come San Tommaso. Se non vedi, non credi. Beh, veramente San Tommaso... toccava. Come mio odore, come vuoi tu, Santo Michele, io ti vedo. La capa di Santo Michele, come mio odore. Ciao! Chi è? Hai una sigaretta? No, non ne ho sigaretta perché io non fumo. Ma... E poi il fumo fa male alla tasca e fa male pure allo stomaco, va bene? Ma quella che hai in bocca non è forse una sigaretta? No, questa è una sigaretta. Questa è... Sì, vabbè, questa è una sigaretta, vabbè, niente, ho fumato e stavo nervoso. Ecco, vedo un bocca a questo, che poi questo, non so se questa è quella, devo chiamare questo o questo, non lo so neanche io stessa ancora. Ma sai che io proprio non ti capisco. Vabbè, fa niente, non mi capisco io, non fa niente, niente, stavo nervoso. La sigaretta fumata, ecco. Certo che sei proprio un bel tipo tu. Sì, lo so, specialmente come sto oliato così. Comunque, mi sei sempre piaciuto, fin dalla prima volta che ti ho visto. Sei il più carino di tutti. Senti, per piacere, prima di tutto toglimi le mani addosso, va bene? Che poi quel ricchione non voglio avere a che fare io. Ma ecco. Io sono una donna. Sì, con la sorpresa finale, ma per piacere esci da questa casa, esci. Ma è così, credimi, non è vero che prima ero un uomo, sono sempre stata donna. Me ne frega poca, esci da qua, a piacere, esci. E va bene, come vuoi, però tu non sai cosa ti perdi. Ma che la tenete tutto con me oggi qua, ma... Giovanni, Giovanni, vieni, sono io, Angela, la tua fidanzata. Giovanni, vieni. Ma sei una visione, non sei tu. Giovanni, Giovanni. Io me ne vado. Porca miseria, eppure era qua, lo sono sicuro, l'ho messo quel che... Senti, hai per caso visto una foto? Una foto come questa? Sì, ma con meno e più, no. Capito? Allora tu sei proprio sicuro che questo negro qui è sul sommergibile che noi stiamo cercando? Lo giuro, lo possino cercare. E perché hanno cercato a me e non a te? Perché l'idea è stata tua. Ah già, l'idea è stata mia. Cantatela! E rispondete solo sì e no. Sì e no, signor capitano. Oh, allora qual è questa idea? Ecco, vai, vai. Dunque. Oh. Ecco, la facciamo da seduti? Vabbè, ma lei si può pure alzare, tanto non ci dà fastidio. Ma cosa vi fate fare? Avanti, su. Ecco. Noi avevamo pensato di utilizzare la ciocca dei capelli della metà. No, uno per volta, uno per volta. Vabbè, allora parlo io. No, perché la metà te la voglio a te. Ma vabbè, ma tu stai per andare in pensione, dammela a me, sei egoista. No, la metà la voglio pure io, se non... E vabbè, allora non ci fa niente più. No, parlate pure tutte e due insieme. Ditemi cosa avete in mente che io devo sapere, ma parlate chiaro. Vabbè, alzati. Ecco, questo che cos'è? Che cos'è? Ancora due secondi che per cos'è? Rispondere? Ma quello lì è un pendolino. Si vede anche a occhio nudo. Noi, grazie a questo, noi riusciremo a localizzare il sommergibile americano. Sì, ma in che modo? In che modo? Utilizzando i capelli del negro trasmittente. E come ricevente? Come dicesse Verdi. Come dicesse Verdi. Ma che stai vendendo la roba al mercato, in mezzo alla strada, le cravatte? Che c'entra Verdi? Cretino! Dunque, utilizzando questo, noi arriveremo direttamente con un sommergibile americano, lo strunza casino. Che sei? Capito, capitano? Non ha capito, che è un cretino. Sì, ho capito. Voi volete dire che pendolinando la ciocca dai capelli del negro riusciremo a catturare il sommergibile. E allora proviamo. Ecco, sì. Questo non lo posso permettere. Fred non me lo perdonerebbe mai. Scusa mamma, sei bella e colorata, ma
Al cuore non si comanda. Segnali di eco, comandante. Ma allora funziona. Funziona! Shh! Silenzio, che mi fate perdere la concentrazione. Boni, lasciateci lavorare. 13 gradi a sinistra. 13 gradi a sinistra, eseguito. Tu cosa ne pensi, marinaia? È quasi fermo, comandante. E la sagoma è piccola, potrebbe essere un peschereccio, ma potrebbe anche essere la torretta di un sommergibile. Speriamo. Che? Mi gira a destra. E non guardare qua, guardi in alto. Fammi lavorare. Lo sento. Lo sente, ehi. Lo sente! Ehi, ma che strilli a fare? L'hanno sentito? Che strilli nell'orecchio? Fammi fare i conti. 3 per 4, 12, porto 1. 28 gradi a dritta! 28 gradi a dritta! Eseguito! 28 gradi a dritta! E non ti incazzare, che ti incazzi? Ci siamo, comandante, gli siamo quasi sopra! Scansati! Togliti! Che c'è? Il sommergibile, stiamo sopra il sommergibile! Togliti che lo schiaccia, togliti! Ci siamo, adesso stiamo proprio sopra! Ma l'inga semo, miracolo! Andiamo! Sì! Fate piano, canteri! Voglio venire anch'io a vedere il sommergibile! Io vedo un indigeno! Là là, comandante, vedete, c'è una cosa che galleggia! Capitano, ma io non vedo il sommergibile! Ci è stato lui che ha sbagliato con quel pendolino! Ah. Romeo? Sono qui. Il pendolino dove l'hai messo? Eccolo qua. Tiralo un po' fuori. Adesso quello lì te lo puoi infilare su per dove dico io. Vedrai che come supposta funziona meglio. Ehi, Don Marco! Dici a me? Per l'America da che parte vado? Sempre dritto! Ma guardi che è lontana! Non importa, tanto mi fermo prima! Ah, se capita da quelle parti, mi venga a trovare, chieda di Colombo! Colombo chi? Il tenente! Oh no, Cristoforo! Chi è? Signorino Giampiero, sono io. Oh, Arcibaldo. Pure qui. Ma che diavolo vuoi? Tenga, le faccio prendere la pillola. Non si sa mai. Schmaghella, Stilla, Schmaghella, tesoro, dove stai? Qui. Chi è? Ma tu che fai qui? E te che fai? Niente, sono venuto a prendere un poco d'acqua. Sì, te la do io l'acqua. Ma tu che sei venuto a fare? E io sono venuto a piena botte di vino. Vieni, dai, bevete l'acqua, va. Cicciarini! Cercate d'andare via subito perché io qui, a quest'ora, c'ho un appuntamento, chiaro? Andare, via! Pure forza. Tu c'hai l'appuntamento. E come? O sai io che penso? Che c'avevamo l'appuntamento tutte e tre con la stessa persona. Sì. E o sai che ci ha fatto? Che ha fatto? Ci ha fregato a tutte e tre. Dai, su, prova e vedrai. Ma se... Dai, su! No, lasciami stare, che questi papocchi, queste cose qua state a me non mi piacciono. Non c'è nessun papocchio, vieni, voglio dartene la prova. Ma stai ferma, che stai a fare? Lasciami! Mi spoglio per darti la prova, guarda. Ma non voglio neanche guardare, vabbè, mi fa senso, è dell'età dello sviluppo che sono sempre stato delicato, vabbè. Oh, ecco, questa dove arriva? Okay. In questo veramente sta sbogliando. Io sono pronta adesso. Puoi sincerarti con i tuoi occhi. Madonna! Ora sei convinto che sono una donna? Ma è come se ti vivessero gli uomini, però. Salci, è come che vi manca qualche cosa voi lì. Mo voglio provvedere. Wow! We'll be right back.
le nostre bombe, adesso abbiamo fatto tanti di quei buchi nell'acqua, e se nell'acqua i buchi ci rimanessero davvero, di acqua non ce ne sarebbe più, il sommergibile sarebbe rimasto a secco e noi l'avremmo potuto beccare. Queste sono le ultime bombe, se non ci abbiamo un po' di culo adesso, addio sottomarino, vittoria, addio vacanza. Piantatela di fare casino! Capitano! Guardi là! Guardi là! Credi, il capitano è questo, mica so io! Mi scusi. Sono due giorni che non mi fate chiudere occhio! Non mancano che 24 ore alla scadenza dei termini. Penso che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. L'idea di nasconderci in questa grotta è stato davvero eccezionale. Dovranno pagarci questa bagnarola. Portiamoci a quota periscopio. Voglio vedere che succede fuori. Proprio così, signore, cacchio. Immersione rapida. Qui va da fondo! Si salvi chi può! Ha capito, non si è infrattato il sommergibile americano! Sta qui sotto! Che stai facendo? Non lo vedi che sto pescando? Mi ha messo mare mossa, ma piglio subito lo stomaco, oddio. Dite, dove sei? Di Napoli. Sei notare? No. Ma come sei di Napoli e non sei notare? E che c'è? Mi fai schifo. Ma perché, tu di dove sei? Fiumicino. E sai volare? No. Ma come, a Fiumicino c'è l'aeroporto e tu non sai volare? Io no. Cretino. Per me quello è matto. Sì, è proprio matto. È di Napoli e non sanno te. Aiuto! Aiuto! Voglio parlare col capitano, aiuto! Un uomo in mare! Aiuto! Ma è Giovanni! Aiuto! E chi è? Ma è il mio fidanzato! Il suo fidanzato? Beh, lei mi voleva parlare. Che cosa mi deve dire? Io so dove si trova il sommergibile americano. Ma se lo sa, me lo dica subito, no? Sì, solo a certe condizioni, però. Ma qualunque condizione, basta che non si tratta di soldi perché non ci abbiamo una lira. Niente soldi. E ti aggiungo, mi vengono le vertigini. Primo, vorrei l'immunità per essermi fatto sostituire. Accordato. Secondo, vorrei indietro la mia Angela. Angela, goniometrista? Sì. E io? E lei? E lei? Lei. Lei, dico. Lei. È d'accordo lei? Sì, anche io sono d'accordo. Se siete d'accordo, allora. Accordato. Accordato. Tanto a me cosa me ne frega di quella lì? A lei interessa solo il sottomarino. Il sottomarino? Oh! Forza ragazzi, coi bicchieri! Meno 16, 15, 14, 13, 12. Mi sbaglio o hanno bussato? Credo proprio di sì. Fammi guardare. Ecco, tornano i vincitori.
dico piacere. Grazie. Mi compiace. Grazie, non è il caso, eccellenza, grazie. Mi compiace. Grazie. Mi compiace. Mi compiace. Grazie. È forte questo ministro. Mi compiace. Grazie. Quanto a lei, mi compiace. Biancar, pronti! Puntate! Oh, no, 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 via, spari, no, no, oh, via, 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 via! Non via, scappi, via. Non ti stacco la testa! Fuoco!